Benvenuto all'avvocato Andrea Lisi, presidente di ANORC. Avvocato, come le pubbliche amministrazioni possono semplificare attraverso gli sportelli telematici le loro procedure amministrative? Come abbiamo visto durante questo importante evento, le pubbliche amministrazioni oggi devono sviluppare processi totalmente digitali e quindi ricevere da cittadini e imprese documenti informatici. Questo significa per il cittadino e l'impresa una semplificazione, quindi il sito deve essere usabilissimo per il cittadino e l'impresa. Per una pubblica amministrazione questo comporta invece avviare un processo che è complesso e delicato, è quello di archiviare in modalità totalmente digitale quel tipo di documenti ricevuti, che hanno quindi un'identità digitale e devono avere anche una staticità garantita dal sistema di gestione documentale, quindi da un archivio digitale e da un processo corretto di conservazione. Per fare tutto questo non ci vogliono soltanto software e hardware, ma ci vogliono anche professionalità. Quindi il percorso per una PA è quella di garantire che gli archivi digitali garantiscano la pubblica fede e tutto questo si può fare con delle responsabilità che siano affidate a professionalità serie, quindi professionalità costruite e formate ad hoc.